Le suggestive immagini di foto ormai sbiadite dal tempo scorrono sullo schermo allestito nel Teatro Tost di Ortona in occasione della giornata conclusiva per celebrare 100 anni dell'Istituto Tecnico Nautico Statale Leone Acciaiuoli. L'Istituto Nautico ha rappresentato e continua ancora oggi a rappresentare un'istituzione scolastica di grandissima importanza per la città e l'intero comprensorio ortonese. L'Istituto Nautico Acciaiuoli di Ortona, fondato nel 1919 per iniziativa di un gruppo di cittadini guidati dall'avvocato Nicola Berardi, ha rappresentato per decine e decine di famiglie ortonesi un'importantissima fonte di reddito. Nei primi anni del secolo scorso, lo sviluppo della città di Ortona è stato possibile anche grazie alla presenza dell'Istituto Tecnico Nautico Statale, così come ha sottolineato con orgoglio e soddisfazione lo storico comandante Mario Diomedi, che per anni ha ricoperto il ruolo di responsabile della nave scuola San Tommaso, ormeggiata nel porto di Ortona e a bordo della quale gli studenti hanno fatto le prime esperienze professionali. Una data storica importante, celebrata con un intenso e ricco programma di eventi spalmati nell'arco di una settimana. Per celebrare il centenario dell'Istituto Ortonese sono intervenute numerose autorità locali e rappresentanti delle istituzioni, accolti dal dirigente scolastico Marcello Rosato. Fondamentale il contributo offerto da docenti, alunni ed ex studenti, abilmente coordinati dalla professoressa Gabriella Ferretti. Grazie all'ottima offerta formativa dell'Istituto Nautico Ortonese, moltissimi studenti hanno potuto intraprendere brillanti carriere universitarie e professionali. Molti ex studenti dell'Istituto Acciaiuoli sono diventati autorevoli comandanti di navi o apprezzati responsabili meccanici ed ancora brillanti ingegneri ed astrofisici di grande talento. Presso il Teatro Tosti, l'evento conclusivo con un concerto di musiche tossiane e l'esecuzione di alcune delle più belle colonne sonore.